Allora, ci troviamo qui sui Colli Euganei con Matteo dell'azienda agricola Monte Brecale, azienda che è appena entrata nel portfolio della selezione Metteri, e siamo stati letteralmente folgorati dal territorio che abbiamo incontrato sin dalla prima visita e dall'espressione di questo territorio che abbiamo trovato poi nei vini. E quando si dice territorio parliamo di una cosa in senso lato, però in realtà questa azienda posa le vigne in suoli diversi. Matteo, quanti tipi di suoli, quanti tipi di terroir avete? Allora, sostanzialmente noi abbiamo due tipi di suolo. Abbiamo un suolo calcareo marnoso, che è quello dove ci troviamo adesso, la serra dell'azienda, che è un'esposizione a sud-est. E poi abbiamo un altro suolo di origine trachitica vulcanica, la parte di Voganeo, e quindi esposto a nord-ovest. Perché qua il basalto lo chiamano trachite, e poi la trachite è quella roccia grigio molto scuro con cui si fanno i masegni di Venezia. Quando camminate a Venezia calpestate, i masegni vengono tutti da qui e sono di trachite. Dico bene? Esatto. Quanti ettari avete a vite? Noi abbiamo 5 ettari e mezzo vitati. 5 ettari e mezzo, divisi come sui due territori? Allora abbiamo un ettaro e mezzo, due anche a Voganeo, poi abbiamo altri 2 ettari circa qua e un altro ettaro e mezzo a Baone. Ok, e da quanto tempo curate questa azienda voi? Da quanto ve ne occupate? Noi abbiamo iniziato questa attività dal 99, è a carattere familiare, quindi siamo io, mio papà e mia mamma. Dal 2015 abbiamo fatto la scelta importante di passare al biologico e certificare prima i nostri vigneti e poi anche la cantina, in modo che sia una caratteristica importante di salute per noi che lavoriamo, ma anche per i consumatori che bevono il nostro vino. La ventilazione è una componente fondamentale di un'agricoltura non interventista, perché il vento è nemico delle muffe e le muffe sono uno dei principali nemici del vino. Pertanto, se si vuole pensare a una vigna poco trattata o non trattata, abbiamo bisogno di ventilazione. Qui, tutte le volte che sono venuto, ho trovato sempre condizioni di ventilazione. Esatto. Ecco, poi l'altro aspetto, abbiamo la collina garantisce drenaggio, e drenaggio significa avere un suolo che è permeabile. Un suolo permeabile significa un suolo che poi a sua volta resta morbido, quindi è ossigenato nella parte superficiale. Grazie a questo abbiamo un proliferare di microrganismi nei primi 15 cm del terreno, cosa che invece in caso di agricoltura intensiva, trattamenti, diserbi, porta alla desertificazione e alla morte totale e a una cementificazione delle superfici. Allora, su questo contesto meraviglioso e complesso, quanti vitigni e quali vitigni lavorate qui a Monte Brecale? Allora, noi abbiamo principalmente vitigni internazionali. Di bianco abbiamo lo Chardonnay, l'incrocio Manzoni. Abbiamo la Garganica, che è autoctono, il moscato bianco, e di rossi principalmente abbiamo Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenere. Che Carmenere poi oggi è considerato quasi autoctono nei Colli Euganei, così come anche i bordolesi, che sono molto diffusi e piantati da molti anni. E raccontami un po' invece, qual è l'approccio in cantina? Allora, in cantina abbiamo adottato anche la scelta di usare lieviti indigeni dell'uva, quindi fermentazione spontanea. Fermentazione spontanea al fine di permettere l'espressione del territorio dove è la vigna, e ma anche dare un'identità della mano nostra, quindi questa scelta credo che finora ha dato i suoi frutti. Insomma. I bianchi sono vinificati principalmente in bianco, usate poco la macerazione? Su due vini usiamo la macerazione, il resto sono vinificati normalmente in bianco. Esatto. E per la vinificazione usate contenitori tendenzialmente neutri, quindi cemento e acciaio. Quindi solo un vino nei bianchi mi pare che faccia legno? Sì, solo un vino, che è lo Chardonnay. Ok, e nei rossi invece uno o due di vino? Nei rossi due fanno legno e l'altro fa vasca di cemento. Okay. Poi dopo la fermentazione spontanea, la malolattica, anch'essa avviene spontaneamente, immagino. La malolattica avviene spontaneamente. Quindi non usate batteri malolattici? Nessuno. Non usate chiarifiche? Nessuno. Quindi i vini si chiarificano a freddo? Esattamente. E poi mi pare che tu mi abbia detto che per la filtrazione usate una filtrazione molto grossolana a cartoni. Usiamo una filtrazione leggera, non su tutti i vini, grossolana a cartoni, appunto, sì. Ok, va bene. Progetti per il futuro? Il progetto per il futuro sarà quello di ampliare la nostra azienda ed entrare ancora più nel mondo naturale, magari perché no, facendo più macerati, cercando un po' di migliorare ancora tutto lo,
cospetto a controllo, diciamo, ecco. Comunque noi i vini li abbiamo sentiti molto liberi, mi pare che la solforosa sia molto bassa, non mi parlavi di 25 mg litro. Solforosa siamo quasi su tutti intorno ai 25-30 grammi. Ok, 30 grammi ettolitro, milligrammi litro. Esatto. Va bene, allora poi bisogna assaggiare i vini per capire perché ci siamo innamorati di questa realtà, però è sorprendente ed è anche il bello del lavoro che facciamo, la ricerca non si ferma mai, e di scoprire che a 30 km da casa nostra c'era un'azienda che aveva un patrimonio così importante e dei vini così identitari, così forti, perché nell'espressione i vini sono veramente unici. Se tu assaggi questi vini capisci che stai bevendo qualcosa di speciale e qualcosa di veramente identitario. E vi ringrazio e vi salutiamo qui da Monte Brecole. Sullo sfondo c'è un vulcano che si chiama? Quello è Monte Rusta. Monte Rusta, perché qui è tutta zona di vulcani, misto vulcani e marne. Ciao a tutti!